Nell'epoca della transizione ecologica, la Regione Abruzzo cancella l'esenzione sul bollo per le auto ibride a valere sul 2022. Lo stop arriva dal governo a trazione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, rimarca Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che prende una direzione opposta a una società che guarda sempre più alla tutela dell'ambiente e alla qualità dell'aria. Che significa? Che voi ricorderete in forza di legge regionale le auto immatricolate nel 2019, il 2020 e il 2021 hanno usufruito dell'esenzione del bollo per 3 annualità. Improvvisamente, io dico anche alla chitichella un po' così di nascosto, Regione Abruzzo nel 2022 rintroduce questo balzello, quindi le decine di migliaia di abruzzesi che hanno acquistato, immatricolato un'autovettura ibrida dal 2022 in poi hanno pagato e stanno pagando e devono pagare il bollo auto. Questo va in controtendenza con tutto il mondo, ma non solo, con le altre regioni italiane, con gli altri paesi europei che stanno incentivando, così si va a disincentivare l'acquisto di auto ibride. Migliaia di abruzzesi rinunceranno all'acquisto, per così dire, ecologico, e la querelle si sposta anche sul gettito che si sta generando nelle casse regionali, un bel tesoretto se si considera che il pagamento medio del bollo si aggira sui 230 euro cada uno, e che uno studio regionale su dati ACI proietta sull'utilizzo di auto ibride il numero di 2.000 acquisti in più in un anno. Stimiamo che stiano entrando dai 3-4 milioni di euro l'anno. Prima domanda: cosa ci fanno con questi soldi? Purtroppo devo ancora constatare che i soldi poi sappiamo come si usano per stanziare, fare convenzioni per pagare poi 14 milioni di euro al ritiro di una squadra di calcio, e non si fanno queste cose utili. Le auto ibride servono come le auto elettriche per abbattere le emissioni nell'ambiente, per salvaguardare l'ambiente. Ebbene, tutto il mondo sta andando in questa direzione. Perché Regione Abruzzo non fa? Però si può correre ripari. Mi immaginavo che si facesse nella finanziaria, non è stato fatto. Si può fare subito una legge che ci vede tutti d'accordo, credo, maggioranza e opposizione, per ripristinare dall'annualità 2023 l'esenzione del bollo per chi acquista un'auto ibrida. Spero che il Presidente Regione Marsiglio e il centrodestra mi ascolti in questa proposta.